Vediamo un po'. Iniziamo a salutare. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ok, diamo solo il tempo di connettersi. E magari ci sentiranno bene, sì? Allora, sì. Siamo fatecelo diretta. Sapere. Eccoci qua. Okay. Vedi che ci vediamo anche in tempo reale. Allora, tolgo soltanto il volume. Non si sa mai. Non so da quanto lo usi. No, sono al contrario. Okay. Allora, buonasera a tutti. Si iniziano a collegare. Ciao Cinzia. Perfetto, io dico ciao a tutti, poi Simona vi vede e vi può anche salutare per nome. Allora, noi stasera abbiamo la nostra dottoressa. Ciao a tutti. Non vedevo l'ora di averla qua al mio fianco, proprio perché dobbiamo rispondere in modo professionale alle vostre domande. Dal momento che comunque sia, non mi stancherò mai di dirlo, che più del 70% dei risultati, chi lo fa? L'alimentazione. Voi potete massacrarvi di esercizi, ragazzi e ragazze, ma se non abbiamo una giusta alimentazione, risultati ben pochi. Esatto, sono comunque due cose che vanno molto a braccetto, quindi così come una sana alimentazione senza movimento fisico porta sì a dei risultati, ma chiaramente non sono i risultati che si avrebbero facendo anche una buona attività fisica, quindi sono proprio due cose che vanno a braccetto e non si possono dividere l'uno dall'altro. Assolutamente, quindi mi raccomando. Ora, ogni tanto mi scrivete, ma questo, adesso non voglio fare pubblicità a Marche, anche perché noi ormai siamo super famosi, quindi evitiamo. No, vabbè, passatemi la battuta, ma comunque sia, lo sgarrettino ogni tanto ci sta? Ma certo che ci sta, ma ogni tanto. Ogni tanto, e questo è il senso. Ci tengo sì a puntualizzarlo. Perché sì. Sennò non è più uno sgarrettino, diventa un'abitudine. Esatto, giusto, giusto. Bene, con cosa possiamo già iniziare? Sì, magari aspettiamo ancora 2 minuti che stanno arrivando, salutiamo tutti. Bene, allora. Liliana che dice ciao Matteo, Paola ciao, buonasera a tutti, siete bellissimi, Claudia grazie. Buonasera Matteo, Silvano che dice ciao, la mia pancetta è pronta. Silvano. Gliel'ho detto della brioche, non facciamo pubblicità, però della tua brioche mattutina gliel'ho detto. La tua briochina gliel'abbiamo detto, adesso magari. Allora ecco, poi magari colleghiamoci al discorso dei menu personalizzati. Allora, chiaramente chi è all'interno del nostro portale www.onlinedancefitness.com che cosa trova? Chiaramente trova degli allenamenti che comprendono total body, dance fitness, tonificazione, quindi degli allenamenti mirati. Poi c'è l'area che si chiama consigli nutrizionali, che chiaramente è curata dalla dottoressa. E che cosa c'è in quest'area nutrizionale? Allora, anzitutto troviamo il calcolatore del metabolismo basale, quindi in base alla vostra, al vostro peso, alla vostra altezza, alla vostra attività fisica, vi dà un'idea di quello che può essere il vostro fabbisogno calorico giornaliero e quindi troverete delle diete che più o meno stanno in un range tra le 1200 e le 1300 calorie, tra le 1400 e le 1500 e così via. Quindi ci sono comunque dei menu con delle linee guida che vanno benissimo, perché comunque sono state appunto sono linee guida dettate da una dottoressa, quindi sapete che state seguendo un regime alimentare sano, ok, per raggiungere i vostri obiettivi. Però chiaramente la cosa cambia se volete un percorso cucito su di voi, con le vostre preferenze alimentari, con i vostri obiettivi, con i vostri, passatemi il termine, problemi alimentari, se avete delle allergie, eccetera. Quindi semplicemente con i loro gusti. Con i loro gusti, perfetto. Esatto. Allora lì si può cucire una dieta personalizzata appunto con l'utenza. Permettimi una cosa, ecco, la cosa che sconsigliamo ma nel fitness, ma soprattutto anche nella parte, diciamo, alimentare, è la dieta fai da te. Cioè, già nel fitness rischiate di farvi malissimo, ma nella dieta, cioè, voi non potete regolarvi sul sentito dire, sul video che avete visto su YouTube. Cioè, le cose vanno fatte su di voi e quindi dovete avere qualcuno che vi segue, qualcuno che vi può rispondere alle vostre esigenze con le vostre problematiche, perché ognuno di noi ha le sue problematiche. Esatto, quindi ecco il nostro consiglio. Sì. Non solo nell'alimentazione, non solo nel fitness, affidatevi sempre a dei professionisti, ok? Avere sempre qualcuno che sia pronto a rispondervi se avete la domanda, se avete il dubbio, è chiaramente un'altra cosa. E nel nostro portale ce li avete, quindi esatto. Lì non dovete andare a cercare a destra a manca, anche perché qual è la forza
del nostro portale, che io la chiamo della nostra famiglia, perché mi piace così. Io dai miei allievi, adesso lo sto trasmettendo anche nel portale, mi piace far parte di un contesto dove siamo tutti allo stesso livello, ognuno ha da dare qualcosa, io metto la mia professionalità a disposizione per il bene di tutti. E nel nostro portale qual è il bello? È che noi interagiamo. Martedì dovrebbe esserci anche il nostro massoterapista. Faremo una diretta con Vittorio Donati, il nostro massoterapista. Faremo una diretta dove io mi muovo, dove vi dirà come muovere, vi darà dei consigli. Spesso non parleremo di cervicale, della schiena. Problemi alla schiena, parleremo di cose che comunque sono comuni, ma comuni perché probabilmente fate anche dei movimenti sbagliati. Però questo è un altro discorso. Quello che volevo dire era semplicemente che interagendo noi andiamo a incastrare le problematiche, andiamo a cercare di risolverle e le risolviamo più velocemente che andare da una nutrizionista da una parte, dal personal trainer dall'altra parte, dal massoterapista dall'altra parte, che comunque tra di loro non comunicano, e quindi le problematiche principali che avete voi personalmente non vengono trapassate. Ecco, impariamo anche a conoscervi, adesso come sta succedendo nella community, piano piano iniziamo a conoscerci, sappiamo quelli che sono i vostri problemi, le vostre esigenze, e si collabora. E più vi conosciamo e più riusciamo a essere precisi. Esatto. Ora facciamo parlare Lucrezia. Sì, allora noi abbiamo raccolto delle domande in questi giorni sotto al post che pubblicizzava la diretta, poi se magari qualcuno ha delle esigenze lo può scrivere qua sotto. Vi chiedo soltanto una cosa, c'è un piacere. Noi ci siamo resi conto che quando facciamo le dirette, magari io qua in diretta ne leggo dei commenti, poi arrivo a casa perché rispondiamo a tutti e vedo dei commenti che in diretta non c'erano. Quindi se scappa qualche domanda, magari scriveteci in posta su Messenger, così almeno... Noi se non possiamo rispondervi adesso... risponderemo poi successivamente. Okay, possiamo darmi anche la mia mail diretta, sì, con cui potete comunicare, che è nutrizione@onlinedancefitness.com. Esatto. Quindi nel caso in cui ad esempio sfuggiste qualche domanda a cui io non rispondo adesso, perché io mi sono segnate quelle che ho visto fino ad adesso sul post, però se ne avete altre io vi rispondo molto volentieri, anche ad esempio se scrivete direttamente su Messenger a me, piuttosto che magari pubblicando la domanda sulla community, io vengo magari ritaggata e in quel caso vi posso rispondere. Quindi apertissima e disponibilissima per darvi più informazioni possibili. Come vi dicevo, siamo tutti collegati e questo è il bello. Ok, ora iniziamo con la prima domanda. Allora, io ho visto che ci sono un po' di domande, visto che il tema era quello dei carboidrati, del metabolismo. Allora, mi sono cercata di organizzare un po' il discorso per fare anche diciamo una spiegazione su quello che possono essere i carboidrati. Quindi, allora, la prima domanda che vorrei affrontare è quella che ci è stata fatta da, adesso vi chiedo un momento perché le vedo in diretta, da Alessandra, che scrive che lei segue un'alimentazione keto, cioè chetogenica. Ciao Alessandra, spero ciao che ci Alessandra, sei. Ciao Alessandra, sì, scusami, non ti ho salutata. No, ti ho citata, ma non ti ho salutata. Siccome io stasera, di solito sono quello che parla di più, ma stasera sarò quello che parla di meno, ogni tanto mi metto a salutare. No, ma fai bene, anche perché ci tengo a precisare che sono un po' emozionata sia di essere qui, sia di fare questa diretta, e quindi magari se mi sentite un po' parlare, dire delle cose che magari non suonano bene... Sono solo un po' emozionata. Mi ricordo anch'io la nostra prima diretta inizio marzo. Oh mamma! Quindi poi magari se vedete che non ho chiarito tutti i vostri dubbi, anche lì disponibilissima via mail, che vi scrivo tutto e sono anche più precisa. Non è semplice ovviamente parlare attraverso un telefono. Io mi ricordo ancora la mia prima, che di solito c'ho la gente, c'ho lo specchio, la gente, e qui parlavo direttamente con un telefonino. Ma poi mi sono reso conto che in realtà non sto parlando con un telefono, ma sto parlando con tantissime persone. E quindi le cose cambiano. Sì. Non ti preoccupare. Quindi, ok, perfetto. Allora, comunque ci scrive che lei segue questa dieta chetogenica, non ha chili da perdere, ma appena aggiungi i carboidrati si gonfia di liquidi, soprattutto nell'addome, e ci chiede che cosa può fare. Allora, quindi, parto da questa domanda, che secondo me è cruciale, perché ci dà, a parte un focus su quello che è la dieta chetogenica, che vorrei trattare sia come tipologia di dieta brevemente, sia perché è una tipologia di schema molto particolare che andrebbe seguito in modo molto dettagliato, e quindi torniamo sul discorso di farsi seguire da persone specializzate, professioniste di questo argomento. Però
per passare prima all'argomento generale, volevo spiegare qual è il metabolismo dei carboidrati. Allora, ci tengo a precisare che i carboidrati sono la principale fonte di energia per l'organismo umano. Le linee guida della sana alimentazione ci dicono che delle calorie della nostra giornata, il 45-60% deve derivare da carboidrati. Per carboidrati intendo tutto quello che può essere zuccheri semplici e zuccheri complessi. Quindi, per spiegare, zuccheri semplici si tratta ad esempio del glucosio, del fruttosio, del saccarosio, sono tutti nomi che avete già sentito. Il glucosio, diciamo, è l'unità base dello zucchero semplice. Messi insieme tanti zuccheri semplici formano dei zuccheri complessi, che sono ad esempio l'amido, piuttosto che amilosio, la cellulosa. E sono, possiamo definirli così, per fare una metafora, lo zucchero semplice è una perlina di una collana, il carboidrato complesso è tutta la collana. Quindi, questo per spiegare brevemente cosa sono i carboidrati. Come funziona il metabolismo degli zuccheri? Come dicevo, è la nostra fonte principale di energia. Quando noi facciamo un qualsiasi tipo di attività, che sia un'attività sportiva, che sia un'attività quotidiana, il nostro corpo va a utilizzare i carboidrati, come la macchina utilizza la benzina. Quindi usciamo un po' da quella mentalità per cui utilizzo le proteine, utilizzo solo i grassi. Sì e no. Le proteine possono essere definite, cioè se vogliamo sempre metafore, a me piacciono le metafore che secondo me rendono l'idea. Certo. Nella macchina le proteine sono i pezzi della macchina, i pezzi di ricambio, lo specchietto ad esempio. Servono? Sì e no, quindi non danno proprio energia. Sì, se sei senza un finestrino si muove lo stesso la macchina. Esatto, il carboidrato è la benzina, quindi proprio quello che la fa andare avanti. Non si accendono. Infatti esatto. Posso dare un piccolo esempio vissuto di persona, dove una ragazza mentre faceva gli esercizi mi ha detto: Matteo, mi sento un po' girare la testa. E alla domanda: ma hai mangiato? E addirittura io a questo corso lo facevo di sera, aveva addirittura saltato il pranzo. E gli ho detto: non puoi venire qua, ti massacro e non hai neanche mangiato a pranzo. Quando io consiglio addirittura di mangiare una cosina prima dell'attività fisica, proprio per avere quella sprint, per poter proprio dare il massimo. Quindi per aprire la parentesi della benzina. Infatti, no, ma poi giustissimo, lo spuntino prima o lo spuntino dopo, soprattutto se vogliamo lavorare bene nel mentre, è quello che ci serve per essere anche più concentrati. Cioè tutto quello che si dice ad esempio dei bambini, facciamo colazione, sennò il bambino si deconcentra a scuola, perché non deve valere per gli adulti? È lo stesso discorso. L'adulto che si sottopone a uno sforzo senza avere l'energia ideale, lo sforzo non riesce a farlo. Allora, quindi, tornando appunto al metabolismo, cosa succede? Quindi, io inizio a fare un'attività, uno sforzo, il mio corpo utilizza il glucosio, che è, come dicevamo prima, uno zucchero semplice. Il glucosio ce l'abbiamo nel sangue, quello che negli esami si chiama glicemia. Ha una certa quantità che può variare, può aumentare, può ridursi. Non si ridurrà mai al minimo, c'è un livello minimo per cui poi il corpo va a utilizzare un'altra sorta di zucchero che c'è nel nostro corpo, che si chiama glicogeno, che è una forma di zucchero di riserva, chiamiamolo così, che troviamo nei muscoli e nel fegato. La quantità di glicogeno è comunque minima, copre un esercizio che va dai 3-4 minuti, comunque pochi minuti. Poi si innesta quello che è il metabolismo dei grassi, che non stiamo qua ad approfondire. Lo faremo. Esatto. Il glicogeno è leggero, nel senso che non ce n'è tanto come quantità, ed è molto ricco di liquidi. Cosa che ad esempio non è male per il grasso, è molto quindi idratato. Ci tengo a dire queste cose per poi capirete dopo il perché. Comunque, quindi, questo è quello che succede quando inizio a fare un piccolo sforzo. Come potete capire, la maggior parte delle attività quotidiane, che sia la svegliarsi la mattina, fare una camminata, fare attività fisica, richiedono che io abbia consumato degli zuccheri per andare avanti. Ok, fino a qui penso sia tutto chiaro. Non ci piove, comunque voi potete interagire, sì, tempo reale. Esatto, quindi questo è quello che riguarda zuccheri e metabolismo degli zuccheri. Adesso vi dico dove troviamo gli zuccheri. Allora, gli zuccheri si trovano in farina, cereali, sfarinati vari, quindi si intende il pane, i biscotti, le brioche, la polenta, si trovano nelle patate. Sì, la maggior parte delle cose si trovano nella frutta e in minima quantità nella verdura, come anche nel latte e derivati del latte in minima quantità sempre, ok? Quindi, adesso vi ho dato tutto il quadro generale sugli zuccheri. Parliamo
quindi già varie... mangiando i cibi normali noi assumiamo. Sì, esatto. E non è necessario. No, beh, non rincarare la dose, è giusto. Come dicevo prima, 45-60% delle calorie, un conto che potete fare tutti tranquillamente, ad esempio col calcolatore basale, sapete più o meno le calorie, potete farvi una stima di quello che dovreste mangiare, più o meno, ok? Passiamo alla dieta chetogenica, perché secondo me, adesso io non so voi se sapete ad esempio cos'è la dieta chetogenica, un'infarinatura, ok, la spiego brevemente, molto molto brevemente, lo prometto, per voi che ci seguite. Allora, la dieta chetogenica è una tipologia di dieta molto particolare che va seguita in maniera molto restrittiva, che si basa sull'idea di eliminare quasi totalmente i carboidrati per attivare un metabolismo diverso che non si basa più sugli zuccheri. Quindi vado ad utilizzare dei sostituti di zuccheri che si chiamano chetoni, che vengono prodotti a partire dagli acidi grassi, quindi dal grasso. Quando vai in chetosi? Esatto. La condizione che si crea in una chetogenica è la chetosi. Ovviamente non è che inizio la chetogenica, oggi stesso sono in chetosi. Magari ci vuole un giorno, due, tre. Anche è molto soggettiva come condizione. Quindi si basa sull'idea di togliere i carboidrati. Ho detto quasi totalmente perché in realtà tolgo quasi tutto quello che può essere pasta, pane, farine varie. Si mantiene di solito una piccola quantità di verdura grammata, quindi da considerare nelle proprie quantità specifiche, e eventualmente della frutta, dipende un po' da come la strutturo la dieta. Questo perché sennò si avrebbero delle carenze vitaminiche, quindi è importante avere comunque quegli elementi. Ci tengo a precisare che, perché dicevo che è molto restrittivo, perché quasi elimino tutto quello che in realtà è molto mediterraneo, passatemi il termine. È molto benzina. Esatto. Ma cosa succede? Il nostro corpo va in chetosi, utilizza questi chetoni e comunque ha una sua fonte energetica. Nella dieta significa che però io mangio principalmente fonti grasse, oli, semi, piuttosto che frutta secca, una piccola componente proteica che rimane simile a quella di una dieta normale e quasi niente di carboidrati, ok? Allora, cosa succede? Nella domanda che ci è stata fatta, ci è stato chiesto come mai inserendo i carboidrati mi gonfio. Allora, ovviamente se io per un tot di tempo la chetogenica la faccio e non assumo i carboidrati, quando li reinserirò, per il nostro corpo sarà una cosa nuova, nuovissima, e succedono diverse cose. La prima, il nostro intestino si disabitua a digerire i carboidrati. Questo significa che gli enzimi che di solito vengono utilizzati vanno un po' a perdersi, è come se si dicesse, vabbè, andate in ferie e poi tornate. Quindi nel momento che io li riassumo, il mio intestino non è pronto, ci vorrà un po' di tempo per abituarsi. E infatti parte fondamentale della chetogenica per uscire è fare una fase di transizione. Io non smetterò mai la chetogenica da un giorno all'altro. Wow. Proprio per questo motivo. La digestione si rallenterà quando io reinserirò i carboidrati, ma facendolo in maniera graduale me ne accorgerò di meno. La seconda cosa che dà gonfiore, quindi se questa è più la componente diciamo legata all'addome, si può sentire anche un gonfiore magari sulle gambe, piuttosto che tendenzialmente sulle gambe, perché poi sono le donne che fanno di più queste scelte e quindi il gonfiore si sente una certa pesantezza della parte bassa, dall'addome in giù. Esatto, è dovuto al fatto che per un tot di tempo io non ho inserito i carboidrati, il mio glucosio rimane stabile, perché abbiamo detto che non finirà mai, il mio glicogeno però va ad esaurirsi. La prima volta che io reinserisco i carboidrati, il mio corpo andrà in primis a recuperare il glicogeno, andrà a ricrearlo in maniera tale da avere quelle scorte che per lui sono essenziali. Cosa succede quindi? Che questo glicogeno si ricrea e dà un effetto di turgore, quindi una sensazione di gonfiore che però è dovuta al fatto che il glicogeno, come dicevo prima, è ricco di liquidi, è idratato. Vi faccio un esempio pratico. Nel bodybuilding, prima delle gare, cercano di ridurre al minimo la massa grassa e quindi tendenzialmente hanno dei loro protocolli anche estremi dove tolgono i carboidrati, fanno totalmente, in maniera tale da zero carbo. Esatto, da ridurre all'estremo mi la massa grassa. Sembra dai anche 3 mesi prima della competizione per essere arrivare asciuttissimi. Esatto. Ma cosa fanno? I giorni prima, magari il giorno prima o 2 giorni prima, adesso
dipende un po' dal soggetto, reintroducono i carboidrati, fanno dei carichi di carboidrati per recuperare il glicogeno che va nella muscolatura e la riempie, dà quell'effetto di pienezza, così il muscolo è più bello e alla gara sono più belli, se no il muscolo è asciutto. Quindi questo gonfiore che percepite è normale, è perché avete mangiato i carboidrati. Quindi sono due quasi condizioni imprescindibili, che la chetogenica e l'inserimento di carboidrati danno gonfiore. Se poi aggiungiamo che magari la fibra non l'ho mangiata per un tot di tempo, quindi l'integrale piuttosto che la fibra della verdura era ridotta e la inserisco tutta in una volta, il nostro stomaco fa fatica, anche il nostro intestino. E quindi, ci stai dicendo una bella cosa che a me fa molto piacere. In una dieta tu consiglieresti comunque di mantenere pane, pasta? Sì, ma base assoluta per lo sportivo, poi soprattutto in realtà è... Allora, infatti pasta. Io poi continuiamo a parlare nel dettaglio, dico sempre l'importante è non esagerare. Tutti i cibi che abbiamo, specialmente in Italia, sono fantastici. Ma se li esageriamo... Bisogna avere chiaramente, esatto, le dosi e gli abbinamenti giusti. C'era forse una domanda, sì, che parlava degli abbinamenti da evitare, sì, vero? Sì, esatto. Non mi ricordo più di chi fosse. Okay. Rossana è la nostra iscritta al portale. Ci chiedeva degli abbinamenti e... Ciao Rossana! E qualcosa anche sul, forse, i momenti di gonfiore durante il ciclo mestruale, esatto, nel mese. Sì. Allora, sul discorso degli abbinamenti faccio una premessa che in realtà... se noi la vogliamo vedere così, nulla di abbinamento è sbagliato, cioè nulla potrà essere nocivo per la salute da far star male, mettiamola così. Ovvio che ci sono degli abbinamenti migliori o peggiori che possono dare un maggior assorbimento o un minor assorbimento dei nutrienti fondamentali all'interno degli alimenti. Quindi ad esempio un alimento che posso effettivamente sconsigliare è quello di alimenti ricchi in ferro con le piante a foglia verde larga. Ad esempio gli spinaci con le uova, piuttosto che con i formaggi, fanno cozzano, perché negli spinaci ci sono delle componenti che vanno a catturare il ferro di quegli alimenti e non lo fanno assorbire, lo fanno eliminare dall'intestino. Quindi abolita la frittata con gli spinaci, ahimè. Esatto, meglio non lo so, un'altra cosa. E l'organismo non riesce a distruggere bene tutti gli enzimi, tutti gli elementi, e quindi non li assorbite bene. In più vi affaticate, giusto? Esatto, esatto. Quindi questo è proprio un abbinamento che possiamo dire sbagliato. Un altro allenamento non è mai sbagliato, va sempre bene in realtà, ve lo assicuro, linee guida alla mano di qualsiasi cosa, l'allenamento è fondamentale, che sia allenamento, che sia movimento fisico non inteso proprio come prendo i pesi oppure faccio gli esercizi, anche la camminata, qualcosa fatelo, assolutamente. Assolutamente. Comunque. Poi se volete farlo bene, ci siamo noi col portale. Dopo approfondirò l'argomento, perché in una domanda che mi è stata fatta sulla menopausa è fondamentale la risposta l'allenamento. Ma lo vediamo. Ci arriviamo dopo. Chiaro. Comunque stavi dicendo dell'altro abbinamento che sconsiglio. Allora, un altro abbinamento che sconsiglio è quello di, ad esempio, due fonti di proteine, quindi due secondi piatti nello stesso pasto, per due motivi. Il primo è che due proteine differenti sono difficili da digerire insieme. Ad esempio, se io metto formaggio e carne, le caseine, che sono la parte proteica dei latticini, dei formaggi, prendono le proteine della carne, le nascondono, le racchiudono e quindi è ancora più difficile digerirle. Quindi basta cheeseburger. Vabbè, guarda, una volta ogni tanto si può fare. Dai. Torniamo al discorso dello sgarro, che io lo dico sempre, una volta... Due, allora, anche a settimana, se ben contato, lo sgarro va fatto, perché non ha senso fare... Ma anche mentalmente, vabbè, e comunque la vita va vissuta bene, non è che io devo soffrire, e questo è il senso. Devo avere un regime corretto, pulito, più possibile, e quando vado fuori a cena e voglio mangiarmi quella cosina, dico vabbè, a casa mia cerco anche di tenere delle anche direttive. Perché, correggimi se sbaglio, questa è un'intuizione che faccio, che vedo anche su di me, magari è vero che... Fai un mese a non sgarrare, perdi magari quei 3-4 kg, però poi appena, come dire, ci riprendi gusto, poi basta, è finito. Cioè, nel senso, perché sei stato un mese veramente così a rigore, non ha neanche senso poi alla fine, perché interrompo il mio percorso. Perfetto. Il sacrificio è proporzionale. Se io mi impegno tanto così, mi impegnerò tanto così anche nel cibo. Se io nella mia attività fisica mi impegno tanto così, non ho voglia di non impegnarmi anche di qua, perché per farmi il mazzo solo da una parte, lo faccio bene,
scusate il gesto brutto, però è proprio, cioè quando io mi alleno tanto non arrivo a casa e ho voglia di patatine, cioè mi faccio la bistecca di pollo. È arrivato Vittorio, il nostro massoterapista. Ciao Vittorio. Ciao Vittorio. Martedì è Vittorio. Tipo Bresaole grana è sconsigliato, chiedono? In teoria sì, ovviamente la volta che voglio dire, non so, magari mi faccio sempre la Bresaola con un abbinamento che invece di consiglio che è il limone, perché l'acido citrico del limone, avendo la vitamina C, aumenta il ferro, l'assorbimento del ferro negli alimenti, quindi il ferro della carne piuttosto che nel pesce, piuttosto che nella Bresaola. Stimola. Magari quella volta ogni mi metto un po' di grana. Ovvio, cioè, il discorso, come dicevo prima, non è che può farvi male o può, non so, nuocere alla salute, magari vi fa digerire un pelino meno. Quindi a livello di dieta volta a perdere peso, l'abbinamento sbagliato incide o incide soltanto a livello di assorbimento dei nutrienti? A livello di dieta incide l'abbinamento sbagliato in un altro senso, cioè questo non incide sulla perdita di peso, ma incide sulla qualità della dieta, quindi sul fatto di avere più o meno dei nutrienti ben assorbiti, sul fatto di non avere carenze vitaminiche. Può sentirsi più pesanti o meno, cioè digerire più facilmente, quindi subito attivi, piuttosto che ho mangiato, mi viene l'abbiocco e mi vado a mettere sul divano. Esempio, magari la Bresaola con il grana e il limone non lo faccio prima dell'attività fisica, posso farlo dopo perché mi do questo sfizio, ma prima no, magari prima scelgo la Bresaola da sola. L'abbinamento sbagliato nella perdita di peso, diciamo che influisce quando io vado ad esempio ad abbinare due fonti proteiche oppure due fonti di carboidrati o anche due fonti di grassi eccedendo alle mie quantità. Faccio un esempio, molto spesso mi viene raccontato a pranzo, non so, cosa mangio a pranzo di solito? Mi sono mangiato l'affettato e la mozzarella. Però una mozzarella intera, sì, è tantina. Cioè una mozzarella intera e magari 100 grammi di Bresaola sono due secondi piatti che andrebbero mangiati in due pasti distinti. Perché in quel caso, allora a cena il secondo piatto non lo mangio più, cosa che sconsiglio perché è meglio avere una quota di proteine sempre distribuita durante la giornata. Poi ho una domanda anch'io. Ok, quindi in quei casi l'errore sta nel fatto che ne metto troppo, quindi torniamo sul discorso delle quantità. Può aver senso, lo posso fare magari una volta ogni tanto di nuovo, però in una dieta in cui cerco di perdere peso magari mi divido quei secondi piatti in due momenti diversi, quindi magari mangio la mozzarella a pranzo e il prosciutto me lo mangio la sera. Esatto. Okay. Stesso discorso per i carboidrati. Una domanda che mi viene fatta spesso è: ma posso mangiare la pasta e il pane? Sì, cioè nessuno dice di no. Ah, chiaro, la scarpetta la famosa scarpetta si può fare. Però vi faccio un esempio, se faccio un esempio molto generico, se dovessi mangiare 80 grammi di pasta a pranzo per essere giusta e io mangio invece 70 grammi di pasta e 50 grammi di pane, no, io sto fuori uscendo da quello che è il mio bisogno. Posso fare, non so, 50 grammi di pasta e 40 di pane o 30 di pane più o meno, rimanendo nel range degli 80. Esatto, in quel caso ha senso. Oppure magari mi faccio 70 grammi di pasta e la scarpetta col pezzetto di pane, il pezzetto alla fine, giusto per darsi, deliziarsi del quello che rimane del piatto. 80 grammi di pasta non sono male. Vabbè, ma è sempre, ragazzi, è sempre, sono sempre calcoli, visto che siamo in un portale di fitness, è sempre proporzionato all'attività. Okay? Cioè, dovete sempre muovermi, base, mi muovo e poi mangio bene. Sì, questo è proprio l'esempio sulla media della popolazione, nel senso che 80 grammi di pasta è, diciamo, la quantità più consumata che ho mai sentito in Italia. Nessuno, 70 grammi un po' già un po' meno, 80 grammi è quella che va per la maggiore. Posso chiederti una cosa? Sì. A meno che non avevi finito. Sugli abbinamenti, mi sembra di aver detto... No, ho detto tutto. Okay. Perfetto. Siccome questa è una cosa che mi chiedono magari più i maschietti, sì, che fanno anche, vanno anche in palestra, mangiare colazione, pranzo, cena, 5 volte, quindi aggiungerci lo spuntino in mezzo, più di 5, saltare il pranzo, saltare la cena, non fare colazione prima di andare a allenarsi. Adesso io ne ho fatte tante. Hai aperto una parentesi gigantesca. Io ne ho fatte tante. Tu di una di quelle che può aiutare di più. A parere mio, ma secondo me, anche se chiedi a chiunque altro te lo dirà, non c'è questa rigidità nel decidere i passi nella giornata. Perché in un discorso di perdita di peso o di prendere il peso per, ad esempio, fare massa muscolare, magari chi fa palestra cerca di aumentare il peso per aumentare la massa magra, non
c'è un'indicazione specifica, l'importante è le calorie della giornata e i macronutrienti come sono distinti. Poi, quantità, in quale quantità di vado ognuno, di cioè a chi piace di più fare 3 pasti, a chi piace di più farne 5, magari saltare la colazione può aver senso in un digiuno intermittente. Quindi mi salto la colazione, faccio solo pranzo e cena, mangio nelle 8 ore, 16 di digiuno, piuttosto che dire salto la cena sempre nel digiuno intermittente. Attenzione a fare queste cose da soli, sempre sì. Quando con si una parla dottoressa. Di digiuno, queste cose qui, non prendete iniziative da soli. Sempre con la dottoressa, perché va seguita. Anche perché va seguita, di nuovo, siamo sul discorso della chetogenica, che va seguita abbastanza rigidamente, non fatta un po' così, buttata all'aria. Anche perché tenete conto che togliendo un pasto, quello che voi dovreste mangiare una giornata da 3 pasti diventa in 2, quindi deve essere ben strutturato come schema, assolutamente non da far da soli. Posso fare un'altra domanda? Beh, spero di aver risposto a questa, sì, chiaramente. Sì, okay. Quindi la risposta è che potete un po' giocarvela voi, ma non esagerate con le quantità a seconda di quello che scelgo. Cioè, beh, io ad esempio lo spuntino di metà mattina io di solito ne ho bisogno, perché sennò poi arrivo a pranzo che sono una belva. Perché sei fatta così, magari sì, qualcuno. No, io ti conosco tanti. Diceva che è una cosa personale, io ho bisogno comunque dello stuzzichino, perché sennò veramente poi a pranzo. Io conosco tante persone che neanche il caffè si prendono al mattino, perché sennò non riescono, non si attivano. E alcuni invece che devono mangiarsi, cioè si fanno quasi 700 calorie di colazione, poi stanno leggeri dopo, però devono mangiarsi un bue, perché sennò non hanno la benzina per partire. Io fanno anche colazione. L'altra domanda, magari posso aiutare qualcuno. È vero, adesso tu hai risposto, che comunque sia, è un po' a discrezione delle persone mangiare 2, 3 volte, 5 volte al giorno. Alcuni dicono meglio mangiare poco e tante volte e di più nella giornata, quindi mettiamo il numero 5, perché io so anche di persone che mangiano 7 volte, ok? Ma con quantità talmente piccole che mantiene il metabolismo sempre attivo e di conseguenza ti aiuta a bruciare di più. È un mito o c'è un fondo di verità in questo? C'è un fondo di verità, perché allora il metabolismo però che viene è il fraintendimento dal metabolismo che viene inteso lì. Quello che viene inteso lì è il metabolismo basale, ma quello non dipende propriamente da quello che mangi, da quanto spesso. Dalla tua costituzione. Dalla costituzione, dalla quantità di massa muscolare che uno ha, dall'attività fisica che fa nella giornata, anche se sì e no, perché il metabolismo basale è calcolato in linea teorica come se io dormessi tutto il giorno, ok? Quello che succede mangiando più spesso è che quando noi mangiamo, produciamo, cioè consumiamo calorie, consumiamo energia per... proprio per dover metabolizzare, cioè per tritare. Il nostro corpo lavora e produce anche calore, e quindi il corpo, per diciamo contenere il calore, deve fare comunque delle compensazioni bruciando calorie. Quindi l'unica cosa che si ha un surplus, diciamo, nel consumo energetico dovuto a questa idea, a questo diciamo meccanismo fisiologico. Però nella pratica quotidiana cambia poco niente, sì, esatto. Allora, io intanto ti fanno i complimenti per la tua chiarezza espositiva. Ah, grazie, meno male. Allora, io le sto leggendo le domande, quindi non è che se non gliele sto facendo subito, perché sta seguendo un filo logico. Quando abbiamo finito poi ho letto la domanda. Allora partiamo con le vostre domande, perché io sono curioso di domande. Aspetta, che mi hanno fatto me. Anche al di fuori del portale, quindi se era, avevi ancora qualcosa a cui rispondere? C'erano. Cioè, diamo la priorità a chi aveva fatto le domande, sì, sotto il post, e poi, allora. Quindi state in linea, perché rispondiamo a tutti. Assolutamente, quindi. Anzi, se avete bisogno scrivete, che vi verranno dati giusti consigli. Quindi, sì, no, volevo solo concludere riguardo la chetogenica, che è il mio consiglio, soprattutto perché Alessandra ha detto che lei non deve perdere peso. Se posso dare un consiglio da professionista, in questo caso la chetogenica non so perché venga seguita, però non mi sembra lo schema ideale. Si può scegliere altre tipologie di schemi, sempre da farsi seguire, ma può essere la dieta standard, che secondo me è dieta standard, intendo quella classica, con un po' di tutto, che secondo me è la scelta migliore, perché permetterebbe di inserire tranquillamente i carboidrati senza problemi. Oppure una low carb, quindi con ridotti carboidrati, anche se non ci sono evidenze dell'efficacia, soprattutto nel dimagrimento. Apro una parentesi? Sì.
perché mi sono persa il filo logico in realtà. Perché dicevi che di solito, almeno me l'hai detto quando sei arrivata prima, abbiamo parlato di questa dieta chetogenica, tu mi dicevi che di solito la chetogenica serve per perdere grandi quantità di peso. Quindi esatto. Se Alessandra non ha bisogno di grani, se non hai bisogno di peso, non prenderti grane in quel senso. Valuta appunto questa efficacia. E se posso, l'ultima cosa, sì? Ecco, no. Se invece vuoi continuare a seguirla, perché è una scelta personale, io do dei consigli, voi fate comunque quello che credete più giusto. Chiaro. Non siamo contrari né a chi, al vegano, piuttosto che, assolutamente, voi dovete andare ai vostri gusti, al vostro modo di pensare, dove vi rispecchiate di più. L'importante è che poi dopo vi curate, nel senso fate attenzione a tutto quello che mangiate. Quindi il mio consiglio è accettare, tra virgolette, il gonfiore, sapere che è dovuto a quello, non fa niente, mangio i miei carboidrati, sono contenta, stop. O se no cambio tipologia, mi abituo pian pianino a reintrodurre tutto e non si avrà più gonfiore, giusto? Esatto, sì. Una cosa, poi passiamo ai fatti. Io sono un rompiscatole, ma sono curioso, forse anche più di voi. Ora, il rischio che, è una cosa a cui penso anch'io ogni tanto, eliminare completamente un alimento. Sì. Si può diventare poi intolleranti a questo alimento? Dipende un po' da che alimento è, però può capitare. Cioè, ad esempio, chi toglie il latte tendenzialmente. Se io tolgo il latte per 3 anni di fila, bevo un po' di latte e il mio organismo non ha più nessun segno di latte, quindi incomincia a essere indigesto. Intolleranti intendo non digerirlo bene, non che vado in ospedale. Ecco, si può avere contro quello. Ad esempio, nel latte è una cosa che capita molto spesso, ma come dicevo prima, per i carboidrati, quando noi non assumiamo un alimento, il nostro organismo elimina quegli enzimi perché dice tanto non mi servono, non li utilizzo. Ovvio che poi in realtà, se non è un'intolleranza che io ho già alla genetica, nascita, esatto, okay, posso in teoria riabituare il mio organismo. Molto soggettiva come cosa, perché ad alcuni riesce, ad altri meno. Per questo che dicevamo, graduale, il rimettere i carboidrati, come potrebbe essere graduale dopo che ho tolto il latte per un tot di anni, reinserirlo gradualmente. La mia domanda era semplicemente questa, che lo trovo, ma è un punto di vista questo mio, lo trovo assurdo, abituato a mangiare, noi specialmente italiani, a mangiare di tutto, iniziare a limitare delle cose, a meno che non ho fin dall'inizio delle intolleranze. Allora, ok, sono celiaco. Ok. Cioè, allora, per forza di cose dovrò non mangiare delle cose, ma se di base io ho sempre mangiato tutto e sto bene, non andate a limitare, tenete una bella dieta, tenete una bella dieta varia, che comunque il corpo è anche allegro lui, no? Così sì, mangia, digerisce, figurati, si diverte anche lui a digerire bene vari alimenti e vedrete che siete sempre in salute. Passiamo alle domande. Ok, sì, abbiamo finito le domande, forse c'era qualcosa che riguardava la menopausa. Una domanda sulla menopausa e una domanda sul gonfiore legato al ciclo, che esatto, possono andare un po' di pari passo, perché sì, in entrambi i casi, allora, sulla menopausa ci chiedono cosa fare per evitare di ingrassare, oltre agli esercizi fisici di Matteo, e invece la domanda è quella che dicevamo prima, dovrebbe essere di Rossana. Chiedeva come superare lo stallo del gonfiore legato al ciclo mestruale. Allora, in entrambi i casi vi dico che sono due condizioni fisiologiche, quindi il fatto di avere il gonfiore durante il ciclo o di aumentare di peso in menopausa sono due condizioni che sono quasi imprescindibili in quei due momenti. Quindi se durante il ciclo c'è ed è legata ad esempio ad un cambiamento a livello di ormoni, per cui aumenta il progesterone, soprattutto nella fase luteale, quella prima delle mestruazioni, questo ormone va, secondo alcuni studi, va a rendere i capillari e quindi il circolo sanguigno un po' più permeabile, quindi fa in modo che possano uscire un po' di liquidi, ovviamente minime quantità, non mi immaginate, sì, delle non cose spaventate. E quindi questi liquidi escono, vanno nei tessuti e danno quella sensazione di gonfiore. Altri studi hanno dimostrato che è una sensazione che si ha soprattutto nel primo giorno di ciclo, che è il giorno in cui si ha il picco massimo, qualche giorno prima, e poi va a scendere. Quindi è una condizione imprescindibile, ma sempre sì, Rossana ci chiedeva se bere può aiutare. In realtà sì e no, essendo che non è legato all'acqua che introduciamo. Bere fa sempre bene, ma esatto, non è correlato. Può dare un effetto, nel senso che rimanendo idratato, nel senso che sono idratato perché comunque c'è un ricircolo continuo di liquidi, mi sento un po' meglio, ma non può evitare che io mi gonfio, che senta la sensazione di gonfiore. Quindi è una cosa su cui... E qual è la soluzione? Non c'è in realtà la soluzione in
questi casi, cioè è una cosa che appunto è talmente legata a una variazione ormonale che non si può eliminare del tutto. Quindi io ve la do io la soluzione. Vi sfogate con me e non avete neanche più il pensiero, la voglia di pensare al gonfiore. Mi sono allenato, ho fatto l'addome, il gonfiore non ci pensate più. A proposito di addome, io oggi ho tirato qualche starnuto, ragazzi, un male agli addominali dopo 2 giorni, martedì abbiamo fatto la diretta. Era così, e doveva essere così. Mamma chi mia. Non ha male è perché non ha lavorato bene. Ok. Invece per quanto riguarda appunto la menopausa, il consiglio può essere quello di, a maggior ragione, avere un'alimentazione sana, sì, e fare esercizio fisico. Attività fisica anche di più forse che l'alimentazione sana, perché la domanda che mi viene fatta è come evitare di ingrassare. Stesso discorso di prima, a causa delle variazioni ormonali si ha una riduzione del metabolismo basale. Ad esempio durante la menopausa si riduce il testosterone. Non pensate come una cosa brutta, tipo oddio, il testosterone è un ormone tendenzialmente maschile, ma c'è soprattutto nella donna. Cioè, soprattutto, no, scusatemi, c'è anche nella donna. E c'è anche nell'uomo, cioè c'è da tutte e due, esatto. Un po' di uno e un po' dell'altro, femminile. Riducendosi si riduce la massa muscolare ed è quello che poi viene causa quella lassità dei tessuti che sicuramente vi sarete già sentiti dire, come le ali di pipistrello sotto le braccia delle donne. Ma chi fa i precipiti con lui non ha questo problema. Questo perché allena la sua parte muscolare. Allenandosi la massa muscolare aumenta il metabolismo basale e quindi io continuo ad avere un metabolismo che lavora bene e mi permette di ridurre l'aumento di peso. C'è anche da dire che poi, a causa della variazione di ormoni, non solo cambia il punto dove prendo più peso in menopausa, perché si passa da essere a delle tipologie ginoidi che accumulano su fianchi, cosce e glutei, ad essere delle tipologie androidi, quindi più maschili che accumulano di più sulla pancia, ma non solo, si hanno più voglie alimentari, quindi non so, il cioccolato, il salato, poi anche lì è molto soggettivo. Il fatto di prendere peso quindi è legato al fatto che con le voglie magari mangio un po' di più anche se non me ne accorgo, e con un metabolismo più basso brucio di meno. Quindi in realtà il fatto di fare una sana alimentazione significa che mangio di meno, e il fatto che riesco, che faccio attività fisica, significa che brucio di più. E questo, perché aumentando la massa muscolare aumenta il metabolismo. Esatto, sì. Va a equilibrare quello stress dovuto alla menopausa. Esatto, quindi però allenamento fondamentale. Tra l'altro, come diceva prima Matteo, quando mi alleno poi ho meno voglia di fare mangiare le schifezze. Ma questo perché quando io mi alleno non solo aumento la mia self confidence, quindi il sentirmi a proprio agio col mio corpo, perché ho fatto un lavoro per me stesso, ma produco anche endorfine, che sono quell'ormone del buon umore, che quindi mi permettono di sentirmi meglio in generale nella vita e mi sento meglio con me stesso. Niente sensi di colpa. Esatto. Perché quando poi non vi siete allenati, in più vi siete mangiati la porcheria, che senso di colpa infinito. No, mi collego che infatti chi poi si sfoga sul cibo sono quelle persone che fondamentalmente magari hanno dei problemi, e come dicevi tu, invece allenandosi, attivando le endorfine, si ha meno questo bisogno, sì, di sfogarsi nel cibo. Quindi mi raccomando, adesso io ci scherzo sopra, ma l'attività fisica, ragazzi e ragazze, è fondamentale, cioè non può più, a dire, più passano gli anni e più deve essere integrata, assolutamente, cioè fino ai 20, massimo 30 anni, che già 30 anni si può vivere un po' di rendita. Un po' di rendita, per chi è più fortunato, perché poi ci sono anche problemi anche in quella fascia di età, ma dopo non esiste. Sì, perché comunque il metabolismo cambia. Assolutamente, non esiste. In realtà sarebbe anche meglio farla durante questi anni qua, perché sono gli anni in cui si produce la massima densità ossea. In realtà il fatto di dire l'osteoporosi, bla bla bla, negli anni poi più avanti, un po' una... Previeni la cosa, sì, proprio con l'allenamento, vai a rinforzare tutta, esatto, la struttura, e di conseguenza vai a prevenire. Allora, in teoria dovrei aver risposto a tutto. Allora, ho preso qualche appunto, ma ti faccio allora le domande che leggo da qua, dai commenti. Ok, sì. Allora, se qualcuna me la perdo, come se per qualcuno che è arrivato dopo, se mi perdo qualche commento, è perché effettivamente in diretta non si leggono tutti i commenti, quindi al limite poi ci scrivete in post e vi risponderemo dopo, perché veramente succede che arriviamo a casa e diciamo, ma sto commento io non l'ho visto in diretta. Quindi, è capitato tantissime volte. Io adesso giuro che leggo tutte le domande che trovo qui.
Allora, Esther dice: ciao, sono Esther, cosa possiamo fare per ridurre l'appetito durante il ciclo? Quindi anche qui si riaffronta un attimino il tema. Questa è una domanda difficilissima. Ridurre un po', si può pensare di fare un po' più di spuntini. Quindi, ad esempio, io so che devo mangiare tot cose nella giornata, magari me le smaltisco un po' più dilatate, così da avere sempre qualcosina da sgranocchiare. Oppure mi strutturo un piano, per quello che c'è sempre bisogno di qualcuno che vi segua, che mi struttura la giornata o quella settimana in maniera tale da aggiungere anche ad esempio uno sgarro in più, una soddisfazione di quella voglia di dolce, piuttosto che avere un qualcosina in più da mangiare, proprio solo focalizzato in quella settimana. In quel periodo, in quel momento. Essendo sempre legato a fluttuazioni ormonali, è difficile avere delle soluzioni pratiche, cioè l'appetito aumenterà, quello che è importante è evitare di mangiare. Il discorso... O comunque di strafare, se sono di mangiare, chiaro. Che non devo chiudermi la bocca, però di evitare di strafare. Quindi una soluzione anche può essere, magari mi sgranocchio della verdura, se proprio sì, sono tutte tecniche, trucchi che si possono abbinare un po' a tutti. Ovvio che poi sul personale bisogna andare nel dettaglio. Sì. C'è tanti, un consiglio che mi viene da dire a me, che sicuramente può funzionare. Bevo 2-3 bicchieri d'acqua prima di mangiare, sono già gonfio e probabilmente avendo meno spazio nell'addome mangio meno. Ma sono tutti trucchetti che poi alla fine... Sì, ma poi va da ognuno ad ognuno, ognuno ha i suoi metodi. Vi faccio un esempio, un'altra cosa riguardo all'acqua può essere magari mi bevo delle tisane particolari. Adesso ci sono tantissime tisane anche da fare a freddo, piuttosto che mi faccio il tè freddo senza magari mettere lo zucchero, ma metto un po' il dolcificante. Oppure, ma può anche questo che hai fatto tu nel video. Sì, assolutamente, che lo zucchero. Sì, si posso ridurre. Ma magari posso anche dirmi, mi faccio tutta una giornata strutturata da potermi mangiare. Nel mio video facevo l'esempio, per esempio tantissime persone mi scrivono, io sono seguito da piuttosto che altri amici, precisi, tutti, poi però alla domanda quanti caffè prendi al giorno? 10. 10 caffè, hai presente che di minimo metti da 1-2 cucchiaini, cioè, hai preso 20 cucchiaini di zucchero. Per forza poi danno la colpa magari all'abbinamento, alle cose del cibo. Non funziona perché hai 20 cucchiaini di zucchero in corpo extra. Ma ce n'è tantissimo. Anche come le caramelle. Sai quante volte capita che ho mangiato poi 2-3 caramelle, però le caramelle si contano. Cioè, è tutto. È brutto. Sono le cosiddette calorie nascoste. Esatto. Sì. Allora, poi c'è Lina che dice, stasera ho cucinato risotto con un misto di legumi, lenticchie, fagioli, ceci. È sbagliato? Direi di no. È fantastico, bravissima che mangi legumi. Che io dico sempre, mangiate i legumi, non piacciono mai a nessuno e sono così buoni. Bravissima, abbinamento perfetto anche perché i legumi sono una fonte proteica. Non so se l'altro giorno ho pubblicato la ricetta dell'hamburger di ceci, però non ho specificato questa cosa perché non volevo stressarvi troppo con informazioni proprio tecniche. Sì, delle volte quando vai troppo nel tecnico uno diventa noioso. Volevo lasciarvi gustare la ricetta. I legumi sono una fonte proteica, quindi sì, hanno carboidrati ma hanno anche proteine. Essendo però proteine vegetali, sono meno assorbite dal nostro organismo rispetto alle proteine di origine animale, ok? Quindi uno dei modi per aumentare al massimo l'assorbimento delle proteine e degli aminoacidi che ci sono nei legumi è di abbinarli sempre ai cereali, quindi non vanno mai in realtà non dovrebbero mai andare a sostituire i carboidrati, meglio abbinarli sempre con o il cereale o il riso piuttosto che la pasta. Quindi ottimo abbinamento. Brava Lina! Brava Lina, appena riusciremo a fare una cena insieme ce la prepari. Allora, Alessandra, pericolosi come me, cioccolato fondente, sì o no? Sì, sempre lo stesso discorso di prima. Se lo conto bene nella giornata, ma posso anche metterlo tutti i giorni, basta che lo conto bene. Ad esempio, il cioccolato molto molto fondente, sopra il 70-80%, è paragonabile alla frutta secca. La frutta secca si può mangiare tranquillamente nella giornata, basta ad esempio magari ridurre, tolgo un cucchiaino d'olio e metto un cioccolatino. Ok, vi ho detto una cosa così, non ci sono grammature, non vi sono indicazioni precise, quindi non posso dirvi la grandezza del cioccolato. E per farvi capire che dovete tener conto anche di quel cubetto quando si sceglie una dieta ben mirata. Esatto. Quindi cioccolatino sì. Ci sta. Cioccolato fondente. Fondente. No. Meglio fondente. Allora, ciao, sono Tiziana. Esempio di dieta da 700 calorie, come dice il portale?
da 700. Sono un po' pochine. Allora sì, praticamente il portale ti dice, mi è venuto fuori una volta, abbiamo fatto delle prove inserendo dei dati, sì. E ti dice se vuoi, se ad esempio ti dice per perdere mezzo chilo a settimana devi andare a fare una dieta che comprende calorie tra le 1200 e le 1300 calorie. Poi ti dice se vuoi perdere invece un chilo a settimana, che è troppo. Infatti quello, portale non ci sono diete da 700 sì. calorie perché dà un'indicazione, ma uno che si mette a fare a mangiare 700 calorie nell'arco di una giornata rischiate di ammalarvi. No, esatto, sono pochissime, cioè se si sono fatte le diete da 700-800 calorie sono fatte solo per i casi eccezionali tipo di grave obesità dove bisogna perdere 20 kg in un mese. Per chiunque altro già una dieta da 1200 calorie è il minimo sindacale, direi. Quello che ho sottolineato all'inizio, noi adesso stasera stiamo parlando con delle persone che speriamo ma vivamente, anche se non venite nel nostro portale, che facciate comunque attività fisica. Allora questo discorso ha un senso, ok? Le 700 calorie, le vuoi perdere 700, vuoi perdere un chilo a settimana con 700 calorie? Certo, dormi 24 ore su 24 nel letto, 700 calorie li perdi. Questo è il senso, perché il calcolo del metabolismo basale si basa sul fatto che non fai niente tutto il giorno. Poi ci devi aggiungere le calorie che bruci per muoverti. Ecco perché non esistono diete da 700 calorie. Poi difficilmente è sconsigliato perdere un chilo a settimana? A parer mio sì, nel senso che si può fare, ma ripeto, dipende proprio dal caso. Ma in una persona che sta bene, in buona salute, che può avere solo qualche chilo da perdere, mezzo chilo a settimana, che voglio dire sono 2 chili al mese, è sufficiente. Perché tenete conto che il corpo, tanto quanto peso perde, questo tanto peso vorrà recuperare. Questo è importante. Quindi più è veloce la perdita di peso, più farete fatica a resistere dopo. Si chiama una cosa graduale che diventa poi più semplice da mantenere a lungo termine. È una memoria che ha il corpo. Sì. Si ricorda di com'era e ci vuole tornare. Per quello le diete drastiche si rischia poi di addirittura superare. Piuttosto che diminuire le calorie, piuttosto fate più attività fisica per bruciarle. Assolutamente. Okay? Esatto. Assolutamente. Poi andiamo a vedere. Wanda ci dice: ciao Wanda. Ciao, io tutte le mattine faccio colazione con caffè latte e 4 fette biscottate. Sto sbagliando? Mi hai fatto una domanda, Wanda, perché in realtà no. Dipende poi cosa mangi nel resto della giornata, cioè se quello è l'unica cosa che mangi, forse poco. Se invece poi nella tua giornata è equilibrato, ci sta. Direi che fette biscottate, caffè latte va bene. Il caffè latte in realtà è uno di quegli abbinamenti magari sconsigliabili perché è difficile da digerire. Però ripeto, scelta di ognuno, è soggettivo. Comunque, avendo il latte e avendo le fette biscottate, sia una fonte proteica... Volevo capire, ma le fette biscottate poi ci metti sopra qualcosa o fetta biscottata punto e basta? Perché fetta biscottata è marmellata... Va bene, ma anche fetta biscottata da sola, se poi non hai tanta fame, assolutamente. Sì, secondo me sei già brava. Perché veramente... Le biscottate non le mangiano in tanti, ma tutti preferiscono i biscotti, diciamolo. È una mia opinione, siccome a me piace, io non vi dico neanche cosa mangio, perché... Ovviamente, ma la mattina l'hai pubblicato il pancake. Io faccio dei pancake della Madonna, nel senso che ti parlavo di colazione da 800 calorie. Ok. Però io li brucio e quindi se mi vedete secco. Io ad esempio ultimamente io sono una di quelle che ha problemi con la colazione, quindi ve lo dico. E poi c'è una domanda, infatti la prossima domanda è legata a una persona che ha problemi con la colazione. Ok, vale, sento la domanda, poi vi racconto. Sì. Allora, abbiamo una domanda di Maria che però riguarda il fitness. Maria, ti rispondiamo in privato perché parla di aumentare il volume dei glutei, con quanti pesi iniziare, però è una domanda che non c'entra con la dieta, quindi ti risponde dopo Matteo. Parliamo di dieta. Ok. Allora, Nina dice: io non ho fame la mattina, saltando la colazione è considerato digiuno, aiuta a dimagrire? Allora, è considerato digiuno quando, come dicevo prima, faccio 8 ore di digiuno e 16... No, scusate, mi sono confusa. È considerato digiuno quando 16 ore le digiuno e 8 ore mangio. Quindi devi fare attenzione a quello. È considerato comunque digiuno se invece ad esempio dici non controllo bene gli orari e salto solo la colazione. Per dimagrire può avere senso sì e no, in realtà ha senso perché togli una fetta di calorie della giornata, ma
compensi poi più tardi, perché la colazione riduce la fame durante la giornata, riduce il fatto di sgranocchiare, fare degli snack fuori pasto durante la giornata, previene l'obesità e il sovrappeso. Questi sono studi scientifici anche recentemente pubblicati. Quindi forse è meglio mangiare un pochino di più a colazione, poi ridurre. Che ti sforzi a mangiare qualcosina. Esatto. Quello che posso consigliarti, appunto, essendo io una di quelle che fa fatica a fare colazione, perché mi sveglio che è un po' di acidità, di nausea, non mi sento tanto in vena di mangiare. Allora, le opzioni che ti posso proporre sono due: ritardarla leggermente nella giornata, quindi magari ti dai un'ora, un'ora e mezza, due ore e ti fai uno spuntino a metà mattina, che può essere, non so, se vai a lavorare alle 8 fai lo spuntino alle 10. Oppure proprio dire magari non faccio la colazione a casa, quando arrivo in ufficio mi faccio la colazione. Se no, l'altra cosa, ad esempio, parlo per me perché come funziona. Ovviamente vi deve conoscere per poterlo fare su misura per voi. Esatto, io ultimamente mi preparo sempre delle torte o dei muffin fatti da me, che quindi mi invogliano perché li faccio dietetici e quindi la porzione che posso consumare è più grande rispetto a quello che potrebbe essere di soli biscotti fatti, ad esempio comprati già fatti, confezionati, sì. E poi posso cambiare di settimana in settimana, posso decidere di fare tutti i gusti che voglio. Vai. Recentemente mi sono fatta una torta al caffè. Le vogliamo vedere queste cose? Ma perché l'ho pubblicata qualche giorno fa come challenge con un'altra mia collega e non l'ho ancora pubblicata su Facebook. Ma metteremo tutto sul portale sicuramente. Esatto. Adesso pian pianino volevo poi pubblicare tutte le ricette che ho, ad esempio anche i muffin. Adesso forse i muffin non li ho pubblicati. Però mi ha mandato quello yogurt, con il riso soffiato e la cremina al cioccolato. Quello lo pubblico domani, dai. Io a proposito di questo discorso e della colazione, piuttosto che uno dei motivi, io vario molto, ovviamente il mio preferito è il pancake perché ci metto dentro di tutto, ma il fatto di alzarmi, io mi preparo la colazione alla sera, sì, prima di andare a letto, il fatto di alzarmi e avere, me la son preparata, io già me la gusto, sì. Ok, mi sveglio con la voglia, non vedo l'ora di mangiare, perché me la son preparata, ecco, prima diciamo con attenzione. Tanti hanno l'idea, lo stereotipo della dieta come un peso, se invece si ha la giusta creatività, i giusti spunti, si varia, ci si prepara le cose, può anche diventare forse una fonte di motivazione. Uno stimolo perché stai mangiando bene, perché se te la prepari con i giusti criteri mangi bene e hai soddisfazione perché te la sei fatta tu. Perché prima ho fatto una faccia un po' così quando ho sentito quattro fette biscottate, perché per me è una colazione noiosa. Cioè, la noiosità, però è un gusto, io questo è un punto di vista, infatti. Sì. Cioè, io la colazione, quello, 30 anni, biscotti e latte. Cioè, guardatemi a fianco. quindi lo sto dicendo, e mia moglie è così. Ecco, io la vedo e dico, Madonna, e gli dico ogni mattina, guarda che roba, guarda cosa mangio qua, guarda. Qui c'è i miei biscotti col caffè latte. Quindi ve lo dico, la mia brioche. E ve lo dico con tutta serenità perché so di cosa sto parlando. Ma qua sai che quella è una delle cose che mi piace di più nel mio lavoro, vedere come le persone affrontano la dieta nel modo in cui sono. Perché c'è chi ti dice, io non posso assolutamente seguire sempre uno schema, ho bisogno di cambiare. E chi ti dice, io ho bisogno di uno schema, di una cosa rigida. Quelle sono proprio modalità di pensiero. Soggettive. Esatto. Come uno è fatto. Esatto. Ed è il bello proprio, è quello, non cambiate, ma facendovi seguire, ovviamente la dieta diventa mirata, precisa, salutare, e lì possiamo avere i risultati. Questo è il senso. Tutto lo trovate nel nostro portale, quindi lo dico a quelle persone che non sono ancora iscritte, soprattutto la community diventa veramente una famiglia, famiglia compreso dottoressa, dottore e il sottoscritto, anche lei. Sono anch'io. C'è, e mi aiuta tantissimo, non potrei farne a meno. Quindi, ecco, pensateci bene, prima di fare cose fai da te. Questo sì. Allora, poi c'è Rossana che dice, dottoressa, io integro la mia alimentazione con proteine e snack fitness. Adoro gli shake e gli snack golosi a base di frutta secca e cioccolato fondente per lo più. In un quadro complessivo di alimentazione equilibrata, posso creare uno sbilanciamento proteico? Ma sì e no, dipende un po' dalla composizione dello specifico dello prodotto shake che utilizzi, perché ci sono degli shake o come vogliamo chiamarli, che possono avere più proteine e meno carboidrati, altri che sono più equilibrati, che hanno uguali proteine e uguali carboidrati, quindi dipende un po' dal prodotto.
In teoria se integri va già bene, cioè non utilizzarli mai, il mio consiglio è di non usarli mai come pasti, ma mantenere sempre il pasto quello che è. E dipende un po', appunto, dovrei vedere le tabelline. Infatti io direi basta metterli nel calcolo delle calorie. Sì, quello tu. è proprio lei parlava di proteine, di squilibrio proteico, okay. Quindi no, vedere. Okay. E poi dovrei sapere quanto pesi, perché in realtà le proteine si calcolano sul peso corporeo. Quindi e quanta attività fisica fai? Perché esatto, le proteine anche lì integrano se fai una buona attività fisica. Vero, sì, giusto. Rossana lo so io che sta facendo attività fisica, ci siamo scritte ieri nel portale, anche lei era massacrata con gli addominali, pensa che forse l'ha rifatto addirittura ieri. Brava, brava, sono fiero. E tra un po', Simo, lunedì uscirà o martedì? Quando è che uscirà? Il nostro challenge? Dipende quando facciamo i video. Ah, ma io ce li ho già tutti qua. Sì, stiamo preparando la Summer Challenge, quindi no, 21 giorni. Saranno 21 giorni che se mi seguite non potete non avere il risultato. Anche prova costume. Io propongo, lo faccio anch'io, propongo la foto prima e dopo, prima della Summer Challenge. Ah. Poi salutiamo Rossella che si stava allenando, infatti Rossella ci manda sempre davanti ai tuoi video che si allena, ciao Rossella. Dice i ceci, forse si riferiva a Lina, che i ceci rinforzano il nostro sistema immunitario, giusto? Allora, non so darti una risposta specifica in realtà, perché non mi viene in mente nessuno studio che posso aver letto al riguardo. Hanno tanti benefici i legumi, ma che rafforzano il sistema immunitario non saprei dirlo. Buono spunto per leggere qualcosina e darvi magari una risposta sulla community. Okay. Così su due piedi non vi so rispondere al momento. Poi parliamo di aperitivo con Concetta. No. Ci chiede, l'aperitivo a base di vino bianco è deleterio? Datemi una dritta per rimediare, il mio problema è la pancia. Ok, allora, dipende quando intendi l'aperitivo, cioè se è tutte le sere o se è ogni tanto durante la settimana. Il mio consiglio, allora tenete conto che gli alcolici, se gli zuccheri hanno 4 calorie per ogni grammo, gli alcolici ne hanno 7 per ogni grammo di etanolo, che voi potreste andare a calcolare tramite la percentuale di gradazione alcolica. 7% fate 7%. Esatto, fate vabbè, c'è tutta una conversione. Sì, poi dipende anche da quanto ne bevi, però. Esatto, quindi se il problema è la pancia, probabilmente. Faccio un'ipotesi, mi viene da pensare che la tua dieta potrebbe già essere leggermente magari squilibrata, con quello magari vai ad avere ancora un surplus calorico, se sei già in un'età particolare in cui, come dicevamo prima, magari vicino alla menopausa o premenopausa, in menopausa, sei magari anche solo un soggetto che tende ad accumulare sulla pancia, quelle calorie in più del vino le accumuli lì. Quindi il mio consiglio sarebbe ridurlo, magari berlo due volte a settimana il bicchiere di vino, cercando di quindi contenere la quantità di calorie, oppure puoi inserire il bicchiere di vino tutti i giorni ma tenendo conto di tutto il resto di quello che mangi, quindi magari togliere un pochettino di quello che mangi nella dieta e mettere il vino, ma di nuovo ritorno a dire così su dei piedi non vi sto dando va bene, risposte. Normale, è personale, però mi piace, bellissimi argomenti. Io consiglio, questo diventa sempre un consiglio, se decidete di fare l'aperitivo, fatelo diventare apericena e non mischiate troppa roba, perché gli aperitivi hanno migliaia di cose di sopra. E distinto, parlo anche perché è capitato anche a me, ma poi dopo digerire diventa una roba micidiale, distinto vorresti assaggiare un po' di tutto e quel po' di tutto ammazza letteralmente lo stomaco, giusto? Sì. In più è impossibile calcolare quante calorie mangiate. Sì. Si rischia di mangiare veramente 1000 calorie in una botta sola. Posso solo fare un appunto, sì, perché potrei, non vorrei aver frainteso la domanda, perché mi è venuta in mente un'altra cosa sul vino, che potrebbe non essere legata al fatto di prendere peso, ma al fatto di avere fastidio a livello intestinale. Il vino bianco, per esperienza a livello dei miei clienti, di feedback che ho ricevuto, è una delle cose che dà più fastidio che ad esempio soffre di colon irritabile, perché dà proprio gonfiore all'addome e può dare sintomatologia tipo anche dolore, fitte, quindi non so qual è la tua condizione, potrebbe anche essere dovuto a quello. Poi vabbè, il problema magari della pancia non è dovuto proprio solo al vino, ci sarà magari poca attività fisica, piuttosto che una dieta non equilibrata e magari il vino... Ci sono delle altre carenze, non è solo il vino che può fare quella differenza lì, questo esatto, è un po' il senso. Allora, e se vuoi dei consigli ben mirati, scrivi... Ah, riguardo l'idea delle 700 calorie, mi dicono sì, hai capito perfettamente, Simona, da dove arriva il problema, grazie per il chiarimento. Ecco, no alle diete da 700 calorie, no, mi raccomando.
Allora, Rossana dice anche io, Matteo adoro i pancake e per me la colazione è il momento più bello della giornata, anche per me. Mi alzo affamata. Allora, Amanda ci dice che lei mangiava appunto, quando gli hai chiesto se metteva la marmellata, eccetera, sulle fette biscottate, no, solo fette biscottate dentro il caffè latte. Sei bravissima. Sì. Poi abbiamo Maila. Ciao Maila, ciao Enrico. Ciao. Allora. A parte il noioso, nel senso che è un gusto personale, perché ripeto, da quando la conosco fa la stessa colazione. Quindi... No, non è vero, quando andiamo al bar faccio cappuccino. Beh, si fa la sua coccola, ma andiamo al bar una volta alla settimana. Ho anche avuto un problema perché durante il coronavirus non facevano più i miei biscotti. Oh, ho dovuto cambiare colazione, non ne trovo più. Ho provato a farli arrivare da Amazon perché al supermercato non c'erano più. È talmente vecchia con questi biscotti che li hanno tolti dalla produzione. Allora, vabbè, torniamo agli argomenti seri. Maila diceva, pur essendo normopeso, come eliminare il grasso addominale? Tanta roba, Domandona. No, allora, se sei normopeso e hai ancora del grasso addominale, probabilmente adesso se iniziassi a fare un percorso di dieta più l'attività fisica, i chili che andresti a perdere sarebbero poi principalmente focalizzati lì. Perché tenete conto che, come dicevo prima, ci sono i tipi ginoide e i tipi androidi. Ginoidi che accumulano nella parte bassa del corpo, androidi più sulla pancia. Ovviamente, in base alla tipologia di cui uno fa parte, quel grasso lì, che è quello più difficile da perdere, sarà l'ultimo in una perdita di peso che verrà perso. Ma se sei di base già a posto, sì, ti quindi... manca tanto così. Iscriviti al portale. Sì, è già iscritta, ma io. Allora allenati. Allora io lo dico perché non è che mi dici ognuno... Allenati, fai il programma e vedrai che lo risolvi. Sì. Io ho un'altra domanda, se però prima di fare la mia, se vuoi guardare. Vado avanti. Allora, sempre Rossella. Oh mamma, aspetta. Poi per noi, a noi ci piace talmente tanto questa serata, perché comunque esce un po' fuori dai canoni e ritengo che sono domande importantissime. Allora, Rossella importantissime. Dice una domanda. Beh. Ah, scusami. Io starei anche qua fino a mezzanotte, però tra un po' dovremmo darci sì, adesso ci siamo, arrivati, poi limite gli altri rispondiamo poi in privato. Certo, va. Ah, ok, allora sì. Rossella dice, una domanda dottoressa, se è vero che bisogna mangiare di tutto, lei ai suoi pazienti dà formaggi, burro, salumi? Curiosità la mia. Allora, formaggi sì, assolutamente, tutti i tipi in pratica. Sì. Con grammature differenti, ovviamente dandogli delle indicazioni su quante volte a settimana mangiarle, ma sì, li lascio. Sui salumi, a parte, allora, ovviamente in un discorso di perdita di peso, i salumi grassi li evitiamo, quindi magari la mortadella, la coppa, la pancetta, il lardo, no, li possiamo lasciare nel quello che io chiamo il pasto libero, che è lo sgarro poi settimanale. Lì io non ci sono, non vi guardo, fate quello che volete. Sarebbe meglio evitare. Però di solito li tolgo e lascio quelli un po' più magri. Poi inoltre tenete conto che gli affettati sono da consumare non troppe volte a settimana come quantità. E l'altra cosa mi ha detto il burro, giusto? Sì. Anche il burro, allora io dico sempre che è meglio l'olio extravergine di oliva, ma per il semplice fatto che è un olio vegetale ricco di grassi monoinsaturi e poliinsaturi. Il burro è un grasso di origine animale, quindi leggermente diverso, perché presenta una componente di grassi saturi leggermente maggiore più in più al colesterolo. Però se due volte a settimana mi voglio fare il risottino col burro, bene, adesso il discorso è non lo metto tutte le volte che condisco. Però io per esempio il mio risotto non ha il burro, non lo metto mai. Anch'io lo faccio sempre solo con l'olio, viene uno spettacolo. E viene da Dio. Piuttosto un consiglio che do sempre, magari domani pubblico una ricettina dove c'è un bel formaggino che vi piace, lo so che piace perché piace a tutti il gorgonzola, e può essere un'idea quella di, anziché mettere il burro ad esempio in un risotto, usare un formaggio per mantecarlo. Prendo in maniera tale che gli dà la cremosità, il gusto, e avete il piatto unico, non avete bisogno di mangiare poi un secondo piatto dopo. Ci mettete un attimo, per fatto il risotto c'è il formaggio dentro, magari c'è già la verdura, voilà. Allora, poi parlando del discorso dell'aperitivo, diceva aperitivo due volte a settimana, sono magra, ma il problema è la pancia, okay. Quindi probabilmente il problema non sarà il vino, ma ci ricolleghiamo un pochino al discorso che ha fatto Maila, che è normopeso, ma il problema della pancia. Anche secondo me non è il vino, ma è quello che mangi nell'aperitivo e tutto quello che concerne la settimana. E poi dipende appunto anche il grado di allenamento che hai durante la settimana. Non è il vino, non è il vino. Veramente se...
non so chi ha fatto la diretta martedì, ma se fate anche solo 20 minuti così tutti i giorni, ragazzi, si parla di 20 minuti, li troviamo 20 minuti al giorno. Cioè... possono anche riposarsi ogni tanto. Sì. Se lo fate 3-4 volte a settimana... il risultato per forza arriva, quindi non pensate che fare attività fisica voglia dire per forza andare due ore in palestra ad allenarsi. Se avete poco tempo, ritagliatevi 20 minuti, mezz'ora, fatta bene, con i giusti abbinamenti e il risultato sicuramente ci sarà. Io personalmente alta intensità più di 40-45 minuti, non di più, perché poi vai oltre. Forse alta intensità anche troppo. Anche troppo, ma c'è gente che va anche oltre. Ecco, se andiamo oltre quel range lì, si ha l'effetto quasi opposto. Di solito l'alta intensità non si consiglia più di 20 minuti, anche perché comunque si alza parecchio il battito cardiaco, quindi... cioè magari sì a fare l'allenamento di un'ora, ma dopo quei 20 minuti ad alta intensità passare magari alla tonificazione, al gambe glutei, un altro tipo di allenamento, esatto. Che è magari un meno po' più strong. Calmo, esatto. E vai a prendere in causa altri muscoli magari. Condivido, perché anche a noi l'hanno sempre detto di fare attenzione a un tot di attività fisica oltre la quale da positivo diventa infiammatorio l'allenamento, quindi non ha poi più tutti gli effetti benefici che avrebbe. Infatti una domanda che viene fatta molto spesso è: ma è sbagliato allenarsi tutti i giorni? Oddio, dipende dall'intensità, dipende dall'intensità e dal tipo di muscolo che alleni, perché se oggi hai allenato bene gli addominali, sì, magari allenati domani, ma non fare gli addominali, esatto. Fai magari anche se braccia, l'addome, passatemi il termine, l'addome è il muscolo che viene sempre chiamato in causa. Faccio i bicipiti, stringo l'addome e mi aiuto. Qualsiasi muscolo io faccio, io l'addome lo vado a contrarre. Quindi, ma a livello proprio intensivo, tutti i giorni, fate recuperare. No. Okay, recuperare. Questo è un po' il senso. Il grasso viscerale. Una pausa e sì. Mentre okay. Okay. Così tanto che vi ricordo l'importanza di bere, che è fondamentale. Allora, il grasso viscerale come si fa a togliere? Intanto bevo anch'io. Tanta roba. Anzi, ricordatevi di bere perché fa bene. Vabbè, quello assolutamente. Allora, il grasso viscerale è quello che prima abbiamo nominato come androide, quindi quello che si accumula principalmente a livello della cavità addominale. In realtà con una qualsiasi dieta dimagrante più l'attività fisica il grasso viscerale se ne va, perché perdendo peso in generale, come dicevo prima, si perde anche lì. Tenete anche conto che rispetto al grasso ginoide, quindi lì, quello che viene accumulato nella parte bassa del corpo, il grasso androide, quello viscerale, è metabolicamente attivo, quindi è molto più facile in realtà da perdere. Quindi basta veramente poco, un po' di attenzione sulla dieta e un po' di attenzione in più sull'allenamento. Assolutamente. Come siamo messi? Sì, adesso ragazzi rispondiamo alle ultime due domande, poi basta. Poi ne faccio una io in chiusura e finita lì. Intanto okay. Salutiamo Luigi. E poi vabbè, se ne avete altre continuate a scrivere, noi riferiamo e ci saranno le risposte. Allora, la verdura meglio cuocerla a vapore? Indicazioni per il sale o alternative? Allora, sì, meglio cuocerla al vapore, perché ad esempio se io faccio la verdura bollita, la maggior parte delle vitamine, dei sali minerali che ci sono contenuti in essa vanno persi all'interno dell'acqua. Quindi al vapore permette di mantenere all'interno vitamine e sali minerali, anche ad esempio al microonde è una buona alternativa, piuttosto che ad esempio fatte alla griglia, comunque cose in cui non vi sia una perdita di liquidi. Sale, ci sono delle indicazioni comunque che dicono di rimanere sui 3 grammi di sale aggiunto agli alimenti. Il mio consiglio in realtà poi va da persona a persona. Due opzioni. La prima, condire solamente a crudo, quindi mettere il sale sugli alimenti quando sono già cotti, ma non utilizzarlo nelle cotture tipo cuocere la pasta, cuocere il riso. Quindi non salo l'acqua, ma salo le pietanze. Oppure l'inverso, salo l'acqua della pasta o del riso, ma non salo mai le pietanze. Piuttosto preferire le spezie, cioè è pieno il mondo di spezie ed aromatiche. Chiedendo. Si può ingannare quel gusto del sale con una miriade, sì, di spezie. Poi in realtà il nostro, la nostro palato, la nostra bocca è predisposta per abituarsi. Se voi riducete pian piano il sale, vedrete che alla fine non vi accorgerete neanche più di non salare niente. Ve lo garantisco, perché sono passato dal caffè con lo zucchero al caffè amaro. C'è andato un po' di tempo, ve lo assicuro, perché la prima volta pensavo di cos'è che sto bevendo. Adesso io il caffè amaro lo bevo tranquillamente e lo apprezzo. Esatto, quindi questo è il mio consiglio, spezie
Noi abbiamo un potenziale umano che è pazzesco, ci adattiamo in qualsiasi situazione, dipende da qua. Basta programmarsi bene e andare nell'obiettivo che ci siamo preposti. Poi abbiamo l'ultima domanda di Marco. Ciao Marco. Ciao Marco. Volevo chiedere, la frutta in che quantità giornaliera è consigliata ed è vero che è sconsigliata a fine pasto? Allora, che sia sconsigliata a fine pasto è un po' una vecchia... mito, sì, in realtà se non dà problemi gastrointestinali a livello di gonfiore, malessere, dolore addominale, si può lasciare tranquillamente al pasto, oppure può essere legato di nuovo al discorso di prima, magari sono una persona che preferisce fare più spuntini, me la consumo allo spuntino e il pasto lo tengo un pelino più soft, anche lì va da persona a persona. Come quantità, in realtà ti do quelle che sono date dal World Cancer Research Fund, che dà delle linee guida generali, dice di consumare tra le 5 e le 6 porzioni di frutta e verdura, quindi 3 porzioni di verdura. Tendenzialmente, vi dico quello che faccio io uso sui 150-200 grammi di frutta per porzione, quindi rimaniamo sulle 450-500-600 grammi, però va poi anche lì da persona a persona, perché se fai una dieta a 3000 calorie puoi anche mangiarne 700-800 grammi di frutta, quindi è un po' da persona a persona. Io vi direi di mangiare 3, massimo 4 frutti al giorno di stagione. Di stagione? Sì, assolutamente. Bene, posso dire una cosa io? Sì, sì, intanto... Mi chiedono spesso, metabolismo addormentato. Sì. Esiste o non esiste? Poi ti faccio un'altra cosa. Esiste, ma è frainteso il fatto di dire addormentato. Non è che è addormentato, è che si è calmato. Tendenzialmente, esatto. Sbagliati. Voi tenete conto che, come dicevamo prima, il corpo è fatto per rimanere in equilibrio. A lui piace stare in una condizione in cui non è posto a grandi cambiamenti. Quindi quando io inizio a fare un percorso di dieta piuttosto che uno schema estremamente restrittivo, il metabolismo poi andrà a lungo andare ad adattarsi a quella situazione. Quindi se io parto da un metabolismo che sarebbe naturalmente da, faccio un esempio, 2000 calorie, mi impongo una dieta da 700 calorie, dopo 2 mesi il corpo, per sopravvivere, abbasserà il metabolismo a 700. Da lì poi è difficile farlo uscire. Quindi la capacità di adattamento è pazzesca. Sì. E il digiuno fa proprio rischiare questa situazione qua. Il metabolismo rallenta. Il digiuno fatto così, a caso, con il fai da te. Rallenta al punto, va talmente a rallentare al punto tale da consumare così poco. E qual è il problema? Che appena mangio lui mette da parte, perché dice: questo mi ritorna a consumare 700 calorie, cerco di accumulare dove posso, così nel momento di magra io ho da dove mangiare. Esatto, sì. Problema che poi il momento di magra non arriva più, e quindi si rimane grassi. Okay. Seconda cosa, l'ultima cosa, poi li salutiamo, scusate, sì, ma tolgo le mie curiosità, ma penso anche di tante. Si può mandare in tilt il metabolismo, un metabolismo che non funziona bene, dovuto a queste cose qua, mandarlo in tilt per poi risvegliarlo e farlo funzionare come si deve? Cosa intendi però per mandarlo in tilt? Cioè, ci sono situazioni dove dicono lo faccio un digiuno e poi inizio a mangiare poco, ma spesso, fino a quando lui non inizia a ingranare, a riprendere, fino a quando lo porto alle calorie che mi interessano a me, piuttosto che. È una tecnica che può funzionare o è meglio evitare di sbalzi di questo genere? Perché so che c'è chi lo fa per questo. Sai che è la prima volta che la sento questa cosa, esatto. Non mi era mai capitata. Io perché comunque vado, faccio anche pesi. E tra i bodybuilder è spesso un discorso che ci facciamo. Allora, quello che secondo me ha più senso, non la vedo molto sensata, ma neanche a livello fisiologico. Ma infatti io non l'ho mai condivisa. Però c'è gente che dice, io in un momento di voglio andare, parlo di sotto gara piuttosto che voglio andare a bruciare il più possibile, prima porto il metabolismo, mi metto, sì, 3000 calorie, sì, e poi man mano ma lui è abituato a bruciare di più e di conseguenza mi fa dimagrire più veloce. Però detta così forse allora sì, può aver senso. Io pensavo fosse una cosa intesa in tilt, intendevo proprio questo, nel senso che vado gradualmente, vado a aumentare, no, beh, ovviamente non è che mi metto a mangiare 3000 calorie da oggi. Ok, allora sì, può aver senso una cosa che viene fatta soprattutto per migliorare la composizione corporea.
Quindi vado gradualmente, per uscire da quello stallo del metabolismo addormentato, devo fare in modo che il cavallo ritorni ad andare. Quindi pian pianino devo abituare a ritornare a galoppare. Il cavallo sarebbe il nostro metabolismo. Quindi cosa faccio? Assolutamente l'allenamento fisico base, prima della dieta forse, perché sennò non ha neanche senso iniziare. Vado pian pianino ad aumentare le calorie per riportare il mio organismo ad un top metabolismo. Rimango lì per un po' di tempo, così che lui si abitui a tornare ad esempio alle sue 2000 calorie, come dicevamo prima nell'esempio, e poi se proprio la necessità di perdere ancora un po' di peso, ricomincio a togliere, magari non ritornando più alle 700. E quindi sì, si può fare a funzionalità, in realtà, soprattutto ad esempio nei bodybuilder che fanno massa e poi definizione. Sì, quindi, praticamente sì. Loro... Però non è che tilt. Ma sì, loro parlano di tilt nel senso che comunque sia vanno proprio a integrare il cibo, ma io ti parlo di settimana in settimana proprio, fino a portarlo a estremi. Infatti loro addirittura vogliono dimagrire, ma prima di dimagrire ingrassano 3 o 4 kg. Sì. Proprio perché devono buttare roba, così il metabolismo è lì che lavora sempre per cercare di smaltire con l'allenamento, perché loro si allenano di brutto, e poi continuano a mantenere l'allenamento ma iniziano a togliere. Il metabolismo continua a marciare e loro intanto pian pianino, a 100 alla volta, bam bam bam, e nel giro di 3 mesi arrivano a essere... Ricordiamoci che in tutto questo bisogna comunque essere seguiti, sì, da una persona professionista, ok? Quindi non improvvisatevi, perché comunque quando si parla di alimentazione si parla di salute, ok? Quindi ecco perché per quanto noi possiamo avere un'infarinatura di alimentazione, in quanto comunque si occupa di fitness, non ci si può mai sostituire a una dottoressa, ok? Ecco perché nel nostro portale io l'ho voluta fortemente, lo sa, il telefono, guarda, e io ti voglio perché voglio dare la professionalità totale al nostro portale. Quindi ricordiamo che nel nostro portale ci sono comunque delle linee guida che sono adattabili a tutti, quindi degli schemi dietetici che partono da 1200-1300 calorie, lo schema con 1400-1500 calorie e l'ultimo schema che dovrebbero essere 1700-1800, quindi ci sono varie tipologie di diete, diete standard, diete per vegani, per vegetariani, quindi prendiamo un pochino i gusti di tutto. Quindi questo a livello generico, a livello ho un dubbio, la dottoressa è sempre pronta a rispondere. Chiaramente il top è essere seguiti in modo personale, quindi in base agli obiettivi che si hanno, ai propri gusti, eccetera, farsi strutturare un percorso con controlli periodici dalla dottoressa Lucrezia Cirina, che potete contattare all'indirizzo email che vedete come titolo della diretta, quindi nutrizione@onlinedancefitness.com, oppure direttamente sul suo profilo Facebook o Instagram, la trovate come dietista Lucrezia Cirina. E che altro dire? Ecco, vi salutiamo Maurizio di Suave Scarpe da Bagno. Ciao Maurizio, ciao. Che bella questa diretta. Beh. E dice che lui è come me, quindi colazione sempre. Vedi, ma sono gusti. Sì. Il mondo è bello perché è vario, e per quello abbiamo bisogno dei professionisti. Perché se partiamo dal presupposto che le nostre impronte digitali sono uniche, ognuno di noi è unico, e proprio per l'unicità che abbiamo bisogno di essere seguiti in modo preciso. Quindi il consiglio che vi diamo è: se volete iniziare un percorso a 360 gradi, dove può sembrare che siete soli, perché uno pensa all'online come sono lì da solo di fronte a uno schermo, no, non è vero, siete seguiti, anzi forse anche di più che nel mondo reale, perché siamo in qualsiasi momento della giornata, noi siamo lì pronti per rispondervi, per accudirvi, per rispondere ai vostri dubbi. Quindi allora apro una parentesi: voi avete un personal trainer in palestra, va benissimo, per carità, ecco, mi raccomando, lui sì, noi non sconsigliamo le palestre, no, abbiamo due centri danza, quindi ecco. Ma non è che potete telefonare al vostro personal trainer: ah, ho questo problema, ma guai là, glielo dite una volta, due alla settimana quando lo vedete, e se può rispondere, questo è un po' il senso. In questo caso voi anche con la nutrizionista, cioè non è che gli telefonate ogni minuto, invece nel nostro portale lei è attiva sempre, avete un dubbio, una domanda, la potete fare, noi ci siamo sempre il nostro massoterapista, quindi... e io dico che anche meglio. Sì,
sentite, non siete assolutamente soli, ok? Sì. Quindi, e come in tutte le cose, affidatevi a dei professionisti dove potete essere seguiti a 360 gradi. Il fai da te, l'80% delle volte, non vi porta alla trasformazione, al risultato che volete. Quando gli va bene. Sì. Perché quando vi va male, vi ammalate pure. Esatto. E questo è il problema. Niente, salutiamo. Salutiamo tutti, grazie per essere stati con noi. Sono rimasti veramente in tanti dall'inizio alla fine, quindi vuol dire che seguivano, non erano soltanto curiosi. Per altre domande scriveteci sulla pagina Flamantes oppure all'indirizzo che vi ho scritto. Noi siamo a disposizione e adesso vi faremo sapere la prossima diretta. La prossima diretta dovrebbe essere martedì, dove faremo sia una diretta fitness, quindi preparatevi con tappetino, asciugamano. Fatevi trovare con la tuta. Esatto. Ma abbiamo qui anche il dottore. Il dottore Vittorio Donati, quindi il nostro massoterapista kinesiologo, che ci darà dei consigli per evitare traumi, o per quelle persone che magari hanno problemi nell'esecuzione di determinati esercizi. Ora, cervicale. Per esempio, scusami se ti ho interrotto, ci sono persone che hanno delle ernie, piuttosto che scrivete le domande, noi poi in diretta col dottore rispondiamo. Esatto. Ok? Niente, ricordatevi di entrare nel nostro portale, nella nostra family, nella nostra famiglia, così almeno possiamo essere ancora più vicini. Un bacione. Condividete la diretta. Ciao a tutti, buonanotte, ciao, ciao, ciao.